simpatico benvenuto a tutti in questo episodio che dovrebbe essere il numero 11 e se non schiaccio l'altro pulsante voi non vedete niente perché vedete lo schermo nero, mi dimentico sempre di schiacciare dei pezzi come al solito. Allora, dunque, come potete vedere ho le mani libere e il mouse sta andando avanti da solo, yeah! Soltanto che devo togliere il telefono portatile, potete vedere qua. Che faceva da peso sul mouse. Allora, dunque, cosa abbiamo fatto? L'ultima volta, se non mi ricordo male, c'era quel piccolo problemino di corrente e cose varie che bla bla bla, e abbiamo risolto così. Abbiamo off camera per evitare di star lì a fare la menata lunga 3 anni. Abbiamo preso l'harvester e il planter che avevo messo qua in questo campo di patate 3x3. E l'abbiamo spostato nel punto in cui avevo prestabilito, che avevo soprannominato molto idioticamente parlando, la piramide energetica, che l'avevo messo tipo lì, bellissimo. Ed eccoci qua. Qui c'è vedo un pelino di lag, io che registro, ma forse voi poi con post-produzione cazzate varie non dovreste vedere niente perché. Facendo il frame rate un po' più basso di quello con cui sto registrando, dovrebbe, e dico dovrebbe, non vedersi niente. Comunque, ho messo, giusto per la cronaca, ho fatto sto mega impianto con, adesso ve lo dico subito, è un allora, ho messo, l'harvester lo sapete già, e ho messo l'upgrade, quello di Gold. Che è una stupidata farlo. C'è la raw plastic in mezzo, i lingotti di gold proprio sopra, il nugget sotto e due pezzi di redstone ai lati. Niente di più semplice. Ne ho fatti due, uno per il planter e uno per l'harvester. Ho fatto ovviamente alcuni cavi extra che mi servivano di lidstone e ho aggiunto anche un drum che si fa con del ferro, ma tanto è una cosa abbastanza facile, non sto a farvelo vedere. No, beh, nel dubbio lo faccio vedere. Drum di cui abbiamo una foto, eccolo. C'è il cauldron in mezzo, due plate, pressure plate di ferro, una sopra e una sotto. Ho cliccato male e è venuto fuori altra roba. E l'iron ingot ai lati, 6 e 6, 6 e 6, 3 a destra, 3 a sinistra, in totale 6. Ho visto una cosa interessante però cliccando col tasto destro. Una shell storage. Molto interessante, potrei iniziare a fare questa mod che non ho ancora fatto. Il sink core si fa con il Nether Quartz, puttana Eva, e due smeraldi che non abbiamo. Potrebbe saltarci fuori anche una bestemmia per questo, ma evitiamo perché non ho voglia di fare editing. Allora, dunque, comunque scendiamo sotto, vi faccio vedere che ci sono i vari cavetti, cavettini, cavettoni. E abbiamo allora. Il nostro item duct che prende la roba dall'harvester la butta dentro un trash can apparentemente, ma non è così. Dentro al trash can ci vanno esattamente solo ed esclusivamente le patate avvelenate, che sono quelle che non ce ne frega un cazzo. Ovviamente messo in whitelist, così siamo sicuri che ci vanno soltanto quelle. Poi, qui per il gioco della simmetria, così il signor Vimbor è contento, perché vedete che è molto, a parte il tubo qua di fianco, è molto simmetrico. Abbiamo qui in mezzo il. Non il water, ma il se riuscissi a inquadrarlo, l'aqueous accumulator, che è una stupidata, che ho dovuto farlo per forza off camera, se no non mi partiva l'impianto. Aqueous, eccolo qua, che è una stupidata, che è un pneumatic servo, che è un pezzo di ferro con due pezzi di ferro con della redstone e del gold, del vetro, due rondelle di coppia che avete già visto, la machine frame che avete già visto e il bucket che vabbè. È vanilla, quindi cioè, capitemi anche voi, no? Comunque, poi abbiamo fatto una sfilza di Redstone Furnace, che ne abbiamo messo esattamente 7, sì, in cui vanno ovviamente le patate crude, non ce ne manco mezza, forse in questo ce n'è una. Ecco, qua ce ne sono 4, 7, 6 che si stanno cuocendo. E poi qui dietro con un tubo misto, adesso cioè misto, con un tubo sempre di sti qua incrociati. Praticamente vanno dentro i vari culinari generator e vaffanculo.
Direi che sono abbastanza forniti con Linear Regenerator perché l'ultimo ha 999.820 di corrente e il primo, che è quello che produce di più di solito, è a 99.000. Mi sembra che non stia consumando niente adesso l'impianto a casa perché è fermo, perché è pieno di merda e quindi niente. E tutto l'extra del campo va a finire in questo barrel che è un 32 per 64 più 30 di patate. Sti cazzi, quante patate. E niente. Ovviamente poi il tubo della corrente, che per adesso è soltanto un Leadstone Flux Duct perché non ho tanti semi, tanti, come si chiamano? Beh, insomma, il ferrous che per fare l'invar e cazzate varie non ne ho tanto, è soltanto Leadstone e conduce poco, mi sembra sia sui 640 rep su tick. Niente, passa qua sotto, va ad alimentare le fornaci e poi con questo cavo che va dritto per dritto di là, poi vi faccio vedere che sbuca da casa mia. E niente, comunque per la felicità di Vimbor, questa qui è la simmetria, no, vedete? Perfetto. Così Vimbor è contento, le cose sono simmetriche e tutto il resto. Ok, quindi qua possiamo uscire che intanto quello che ho fatto off camera più o meno l'avete. Ah sì, ecco, una cosa che non ho detto è il water tank con lo sprinkler, ma è una puttanata, niente di che. Water tank che si fa con il glass e quattro pezzi di ossidiana che ho recuperato dal quarry, e lo sprinkler, non riesco manco a dirlo, che si fa con le grate, un pezzo di redstone e una cazzata, due pezzi di stone, adesso non mi ricordo più. Allora, aspettate. Sprinkler, dove sta? Sì, no, la torcia di redstone, scusate. Iron a destra, iron a sinistra, iron bar sopra e sotto e la redstone torcia in mezzo. Invece l'altra era il tank, quello, questo qua della Open Blocks, che è fatto con il vetro piatto e quattro pezzi di ossidiana ai lati. Me ne saltano fuori due, io ne ho fatte tipo 8, le altre le ho perse da qualche parte. Poi cos'altro c'era? Niente. Ah, qua ho fatto un pezzettino di mod di questa qua, la Progressive Automation, che abbiamo scoperto che è tra virgolette una merda perché è range 1. Già sti semi qua sono lenti come la merda. Ok, ne ha fatti 10 nell'arco di penso una settimana di gioco, quindi chi se ne incula. Invece qua, quando ho iniziato a registrare, stavo amichevolmente come si dice, innaffiando il nostro campo di 3x3 di aiaiaia. Ok, avete capito perché ho messo l'automatizzazione da sto campo, perché appena vi avvicinate alle piante di Minicio vi prendete danno. E quindi poi ovviamente mi sono piazzato qua sopra all'harvester per, come si dice, per riuscire a evitare di morire male a forza di prendere danno. E dentro la cesta abbiamo accumulato un piccolo tesoro. Abbiamo la bellezza di 9, 10, 11, 12 stack di minicio più 25. Il tutto tenendo, non mi ricordo per quanto tempo, il mouse con il telefono appoggiato sopra come avevo fatto prima quando ho iniziato a registrare. Adesso muoio. La tosse mi perseguiterà a vita, penso. E niente, qua sotto, come vi avevo già predetto e fatto vedere l'altra volta, è tutto bloccato con la cobblestone. C'è soltanto uno slot che ricicla i semi di minicio. Qui adesso abbiamo accumulato solo 24 semi di minicio, che possiamo iniziare anche a pensare a fare qualche seme, come si può dire, extra, per avere un come si chiama? Mi sfugge il termine tecnico. Un'evoluzione, un qualcosa in più della mod, insomma, quelle cose lì. Per andare avanti. Comunque, qui ho ste cavolo di. Ma allora, ho ste cavolo di ceste che sono piene di merda e mi sto perdendo. Addirittura ho fatto dei planter in più, forse, non mi ricordo più. Qui ci sono i heat generator, chi se li incula. Cos'ero venuto a fare qua dentro? Non mi ricordo più. Beh, giusto per la cronaca, ho ampliato qua dentro perché penso di spostarmi. Cioè di spostarmi, di allargarmi un attimo.
Ecco, questo qua è il famoso cavo che dall'altra parte arriva poi di qua. Cioè da quella specie di piramide energetica, come l'ho chiamata, arriva poi di qua verso quella che dovrebbe essere casa mia. Tanto Minecraft emette rumori strani, lugubri e terrificanti, che non ce ne frega un cazzo. Perfetto. Allora, dunque, noi eravamo arrivati qua, che dobbiamo fare cosa? Cosa devo fare? Il coso l'ho fatto. Allora, o vado avanti con la Magical Crops, oppure, che così potrei avvantaggiarmi in qualcosa, oppure potrei pensare di fare altre cose. Ma io opterei per fare una cosa che non ho ancora fatto. Ho detto che la facevo e non l'ho ancora fatta. Trovassi quello che cerco, ve lo prenderei anche in mano. Non pensate male. Eccolo qua, il questbook. Perfetto. Allora, nel questbook c'era una quest che ero sicuro di riuscire a fare. Che dovrebbe essere qua dentro. Questo qua, non sto a fare altre cazzate. Dice che bisogna fare un hammer di quelli. Un hammer. L'hammer è abbastanza facile adesso, perché con tutto il ferro che abbiamo accumulato possiamo. What? Ah no, cazzo, ce l'ho detto prima. C'ho il coso imballato. Devo. Aspetta, fermi tutti. Questa è una bestemmia. Devo prima fare il coso. Porca troia. Devo fare le. Ci sono. C'è l'iron chest? Iron chest? Sì, perfetto. Iron chest, iron to gold. No, a me serve wood to iron chest. Perfetto. Un pezzo di legno in mezzo con attorno il ferro. Perfetto. Ferro, vieni a me. Allora, dunque, 61, 64, 8x8, 64. Però poi non mi avanza più ferro. Quanto ferro abbiamo qua dentro? 1, 2, 3, 4. Sti cazzi. Ok. Uno stack di ferro a noi. No, qui ci sono i semi per fare il minicio e cazzate varie. Allora, questi qua in mezzo. Mi servono 8 pezzi di ferro, 8 pezzi di legno che non trovo. E faremo prima. No, aspetta, li peschiamo da qua dentro, va. 8 non li. No, qui c'è uno stack da 64. Vabbè, chi se ne incula. Ne prendiamo due. E buonanotte. Via. 8. No, sbaglio crafting. Voilà. 8 upgrade. Non so cosa ce ne faccio con 8, ma chi se ne incula. Là. Uno lo buttiamo qua dentro. Così almeno adesso, teoricamente, la nostra redstone furnace riesce a fare cose. Ok, resto un fornese a posto. Potrei anche fare diventare altre chest così, ma non ne ho assolutamente voglia. Perché poi si separano, devo aprire il doppio devo aprire il doppio delle chest ogni volta. Ok, perfetto, facciamolo. Così almeno mi aumento lo spazio di archiviazione, tra virgolette, delle cose. Ok, me ne mancherebbero due, ma chi se ne incula. Ok, così adesso apro il doppio delle cose per riuscire a trovare gli oggetti. Ottimo! Sì, dovrò anche raggrupparli. Ma non è questo il giorno. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, dov'è cosa che devo fare? Piandè, non mi ricordo più cosa devo fare. No. Stavo cercando qualcosa qua dentro per i materiali. No, è una giornata no oggi, dico le cose e poi me le dimentico, pazienza. Deve essere l'Alzheimer o la vecchiaia, non lo so. Pulverized gold, tin. Ah sì, io comunque devo aspettare comunque il ferro, perché non è che ci faccio molto. Vabbè, che se ne qua. La Tinker, sì, ma che imbecille, ho preso questo buco in mano apposta. Allora, per la Tinker ci serve un po' di legno, che avevo visto qua dentro. Wow, figo. Mi ricordavo ancora dove era. Allora, dunque, per la Tinker ci vogliono gli stick. Per fare l'oggettistica fallica base, quanti erano questi qua? 4? Boh, erano 8 così, poi queste qua così e queste qua così. Ok, sì, un po' di blank pattern ci stanno. Poi facciamo questo, che è il part builder. O sti cazzi, ci arrivano i libri così a random. Poi devo fare il. Questo qui che è il stencil table, manco me lo ricordavo.
e poi devo fare una crafting table vanilla e metterci sopra il blank pattern, non sopra così, ma sopra di qua abbiamo il tool station. Tool station che, se non sbaglio, va utilizzata con 4 shared brick, no, con 3 shared bricks, 3 shared bricks sopra e 4 blocchi di iron ai lati, sti cazzi. I shared brick, iniziamo la ricerca. No, ne ho 33. Buono. 1, 2, 3. No, perché 4? 3 me ne servono, cazzo. Ok, 3 li piazziamo qua. 1, 2, 3. Poi tool station in mezzo e prendiamo i blocchi di, sono 9, 18, 27, 36. 36 pezzi di ferro che avremo, trovato. Ne abbiamo 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Perfetto. Tu vai pure qua che rompi soltanto le palle. Poi, no, 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 devo usare un'altra crafting table perché questa qua è pienozza. Ok, 4 blocchi di ferro. Abbiamo sprecato un fracco di materiali e speriamo che vada meglio così. Ok, crafting cosa ho fatto? Il tool forge dove possiamo metterlo? Lo mettiamo vicino alla tinker o lo mettiamo in casa? No, lo mettiamo fuori di là. Lo mettiamo fuori di là perché il tool forge non penso di andarmi a fare le armi della tinker a sto giro, perché mi sa che voglio provare poi a fare le armi tecnologiche tipo della mechanism che ne, o della industrial craft, che hanno tanta roba figa e molto figa. Quindi il tool forge lo potremmo imboscare, per dire, qua dietro. Ah no, però poi ce ne sono 4 perché c'è anche la chest. Vabbè, chi se ne incula. Quindi tu vai qua. Poi stencil bla bla bla. Come facciamo? Non mi ricordo qual è l'ordine. Stencil table lo mettiamo qui e part builder lo mettiamo qui. Allora, il part builder è quello che ha la chest sotto. Perfetto, ho capito tutto, tutto dalla vita proprio. Togliti che ti devo invertire. Ok, quindi tu vai qua e tu vai qua, perché tu sotto ti metto la chest tua della Tinker, così ci metto tutti i cazzilli di legno per fare le formine con la plastica, lì col pongo, con i materiali. Dunque, come si facevano le formine? Con una chest e sopra le cose. No, le formine, sì, buonanotte. Devo fare il coso della... Questo qua, il pattern chest, intanto gli sta pordendo tantissimo il naso. Pattern chest e poi niente, devo andare di là a fare. Ah, mi prendo la cobblestone perché voglio faccio il martello in pietra giusto per fare la quest, che non ne ho assolutamente voglia. E dovrebbe, se non c'è l'altra mod stronza che non ti fa costruire le cose in pietra, dovrei riuscire a fare le cose. Ok, perfetto. Allora, parte. Pattern chest la vedi? La vedi? La vede, perfetto. Mai vista cosa migliore. Allora, dunque, abbiamo detto, qua dobbiamo fare il martello si fa con la faccia del creeper. Poi si fa con la testa del martello e con la toad rod, mi sembra, tipo questa. Dovrebbe farsi così. Dico dovrebbe perché non ne sono per un cazzo convinto. Allora, proviamoci un attimo. 1, 2 e 3. Vediamo un po'. Allora, prendo il Tollwood Rod, lo butto qua dentro. E prendo una e una 2. Poi cambio. No, non me ne servivano due, era solo una. È la faccia del creeper che ne ha due. Puttana Eva. Vabbè, facere chi se ne frega. Un pezzo in più, un pezzo in meno. Non ci vai dentro, né? No, peccato. Questo lì, quello lì, quello lì, e poi passiamo di qua al tool forge, che cliccando su martello è, infatti era come mi è venuto in mente troppo tardi, 1, 2, 3 e 4, perfetto. E abbiamo lo stone hammer, mi ha strinato i timpani il nome, il rumore che ha fatto a costruirlo, ma pazienza. Allora, merda, adesso vuole pure l'excavator dopo come seconda missione, gli venisse un Cristo. Allora, lui vuole l'excavator, quindi facciamo anche l'excavator, puttana tua madre. Allora, dunque, l'excavator si fa così. Ciccio.
Excavators fa così e con, penso siano due, io nel dubbio faccio anche la tote bind, sto cazzo, e conoscendo il pollo mi faccio anche la testa dell'ascia e la testa del, cos'è che mancava? Vorrà una spada, penso. Ma ci pensiamo dopo. Allora, dunque, cos'è? Dunque, adesso vuole, abbiamo detto, vuole la X grossa che l'ha fatta, la testa di creeper ce l'ho, la pala ce l'ho e questo ce l'ho, perfetto. Quindi facciamo che una faccia di creeper, poi facciamo la X per il binding e poi facciamo la pala e poi vediamo cosa ci chiede. Allora, andiamo di qua. No, cambia disegno, questo qua, perfetto. Questo, la X in mezzo e la faccia, ok, perfetto. Stonehammer, sto cazzo. Apriamo il coso. Vuole una falce. Questi cazzi. La falce non me la ricordo. La falce, com'è che vuole? La falcetta, due aste e la X, ok, perfetto. Allora, dunque, la X ce l'ho qua. Due aste. No, non mi basta la cobblestone. È brutta detta così, però succede anche questo. Dai, muoviti. Intanto la cobblestone ce l'abbiamo in abbondanza. Sicuramente ho dimenticato qualcos'altro da prendere, ma pazienza. Oh, ci ho fatto caso adesso. Cazzo, sono 21 minuti. Ho fatto l'episodio più lungo perché mi sono distratto. Pazienza, sarà un episodio lungo, per una volta nessuno muore anche se vede un episodio più lungo. Cobblestone, grazie, vieni a me. Stone coso. La falce abbiamo detto, né? La falce che ci vorrà questa. È l'unica falce che c'è, vero? Sì. Penso sia l'unica. Quindi andiamo di qua, mettiamo il falcetto. E dai, e staccate, ok. Questo di qua, ok, dovremmo essere a posto. E mettiamo allora falcetto sopra, le due aste qua sotto e la X qui in mezzo. Perfetto. Quest book cosa dice? No, anche il crossbow. Ma che palle! Crossbow come si fa? Allora, vuole. Ok, dato che sta diventando lunga sta menata, direi che per oggi la finiamo qua, altrimenti non ci asciughiamo più. Quindi direi che per il momento è tutto. Ci possiamo vedere nella prossima puntata e o facciamo il crossbow o facciamo qualcos'altro, non lo so. Non mi ricordo come si fanno tutti questi pezzi, ma troverò il modo. Quindi, per il momento, signori, dall'alto della nostra Tinker e della nostra piramide energetica e da questo simpatico tramonto, ci salutiamo e ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti, mentre lo schermo diventa scuro e alla prossima!